Al Todoli di Milano Marittima va in scena il big match del torneo. Prima contro secondo della classe a sfidarsi Ronco del Weiss e del Duca Ribelle. La formazione di casa dista 8 lunghezze dalla capolista che più di questa sfida ha conosciuto soli 2 stop in stagione, come del resto la del Duca Ribelle. Ma a fare la differenza sono i pareggi. 2 soli per la capolista, 6 per la seconda in classifica. Il del Duca è obbligato alla vittoria per giocarsi fino alla fine la chance di aggiudicarsi il campionato. Il Ronco vuole continuare a sorprendere in fatto di record, vantando il miglior attacco e difesa del torneo. Il Ronco non a caso passa già al quarto. Il traversone di Buda viene raccolto dalla parte opposta dalla corrente Melandi, che timba così la propria presenza in campo. 1-0 per il Ronco, con la difesa locale che non l'occasione rimane a guardare. Il Ronco non si accontenta. Grisolini dalla bandierina pesca Tisselli. Teodorani compie miracolo sul colpo di testa del centrale difensivo, mentre la rovesciata di Bernacci viene murata dai compagni di reparto. Il De Duca risponde con questo colpo di testa di Nisi, che prende il tempo all'avversario ma non la confidenza con la porta. In contropiede Bernacci di sortezza serve Camporesi, stoppato in corner. Candoli invece prova a dare una scossa ai suoi con queste concursioni dalla distanza che si perde al lato, con Gessei che tenta di emularlo con una concursione a dimenticare, più preciso Camporesi che, servito in profondità, chiama l'intervento in tuffo Teodorani. Ma il gol è nell'aria. Da punizione di Buda, il nostro Giacomo Alpini in fase di ripresa si attorcia gli occhi sullo stacco di testa di Bernacci. L'ex Bellari incanta anche il suo primo tifoso questo gesto tecnico, raccogliendo l'abbraccio meritato anche dei compagni della panchina. In chiusura di tempo Nisi spara addosso a Calderoni, ma l'attaccante viene colto in posizione di offside. Del Duca che ci prova anche dalla distanza senza fortuna. E con l'immagine a questo punto di Giacomo Alpini ci spostiamo nella ripresa, con la prima conclusione che arriva da fuori area a cura del Ronco. Teodorani blocca senza affanni. Zoffoli invece ci prova da posizione defilata, sfera a fondo campo. Proteste ospiti per questa posizione di Baronio nei confronti di Bernacci. L'arbitro facendo di proseguire non assegnando il penalty. Ma ancora il Ronco diviene protagonista con Valcimigli che calcia in questa occasione al lato. Il Del Duca a questo punto si scuote. Qui Dumitru ruba il tempo a Tisselli, ma calcia in bocca a Calderoni. Ma l'attaccante non sbaglia quando dalla destra Petricelli raccoglie la sfera, mettendola in mezzo, laddove il numero 9 infila Calderoni. Per lui un gioco da ragazzi, 1-2, e giochi a questo punto riaperti. Il Ronco a questo punto si disunisce anche per merito della Ribelle, che va vicino al bersaglio con un colpo di testa terminato al lato. Ma il pareggio arriva poco dopo. Candoli apre per Zoffoli sulla destra, che inventa l'assist al bacio per il colpo di testa in tuffo del terzino Mazzarini, che fa esplodere la gioia di tutta la panchina locale. A questo punto i padroni di casa iniziano a credere nell'impresa. Il colpo di testa di Taioli è un avvertimento per la porta difesa da Calderoni. Il tiro di Candoli non reca problemi, brividi che invece reca il Ronco alla porta di Teodorani. Bernacci fa da sponda per Gessei, la cui conclusione fa gridare a gol, ma è solo un'illusione, perché del Duca Ribelle nell'extra time lo scherzetto la capolista lo fa, e come. Petricelli appoggia per Gazzoni, la cui conclusione viene fermata momentaneamente dai difensori del Ronco, ma la palla rimane viva nei piedi del numero 18, che penetrato in area di rigore con un tocco sotto supera Calderoni, facendo festeggiare l'intera squadra per 3 punti che stanno d'impresa, considerando il doppio vantaggio del Ronco. Campionato riaperto, del Duca ora a meno 5 lunghezza della capolista, Ronco che conosce il suo terzo stop in stagione in fatto di sconfitte.